Il governo, con la nuova manovra finanziaria, tenta la stretta sull'utilizzo dei contanti, andando a privilegiare i movimenti tracciati e promettendo bonus e cashback per gli utilizzatori di bancomat e carte di credito. MeTomorrow è sceso per le strade di Milano per raccogliere le opinioni e le perplessità di commercianti e consumatori. No, per quanto riguarda il discorso dell'agevolazione sull'utilizzo del POS, sono favorevole. Ci avvicina un po' alle realtà europee, mondiali. No, io sarei favorevole che tutto col bancomat e con la carta di credito, senza contanti. Però l'unica cosa è che ci diminuiscono le commissioni. Cioè, la banca non ci deve trattenere niente. Noi come commercianti, per tutte le volte che i pagamenti con i POS, ogni anno lasciamo migliaia e migliaia di euro di commissioni, e fanno parte del nostro sudore, non mi sembra logico, poi per riparare a chi? A cose che magari sono mancanze dello Stato. Io dovrei essere tutelato dallo Stato, non dovrei essere io la Croce Rossa dello Stato. Immagino che aziendalmente titolari e commercianti vari hanno delle commissioni improponibili. Io personalmente ho vissuto anni in Inghilterra e mi rendo conto che pagavo, mi rendevo conto di pagare le caramelle col bancomat. Però io da studente universitario sono più comodo a usare i contanti. Io di solito prelevo spesso, utilizzo Bancomat, posso avere uno specifico, molto bene. Secondo me la liquidità è la cosa migliore che ancora c'è in Italia. Le carte per me non sono buone. A noi farebbe anche comodo, così evitiamo anche rapine, perché siamo anche soggetti a quelle, quindi senza contante evitiamo rapine. Però il problema è che la rapina poi lo fa la banca. Io sono abbastanza d'accordo con la manovra di governo, in quanto sono d'accordo sul cercare di controllare e ridurre l'evasione fiscale. Chi ha l'idea dell'evasione evade indipendentemente dallo strumento di pagamento che utilizza. Non serve per l'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale si può fare in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo. Quindi o con le carte o con la liquidità puoi fare sempre esclusivamente il nero. Secondo me questa storia dell'evasione fiscale è un po' una balla, perché quando vogliono recuperare dei soldi tirano sempre fuori questa situazione, che tanto nessuno è in grado di dire se è vero o no. Spero che agevolando questo non aumenti qualcos'altro, perché purtroppo lo Stato è sempre così. Ora, dire che sono contento, direi proprio di no.